Mario Pietro Pinto. Domenica si avvicina una delle partite che forse la classifica direbbe che sono più facili. Abbiamo un calendario sulla carta migliore anche di quello dell'Agropoli. Innanzitutto, domenica, che partita si aspetta con i Città di Angri? Partite facili in questo momento qua non ce ne sono, perché questi stanno lottando, come dicevo ai ragazzi nello sfogliatoio in questi primi 4 giorni di allenamento, è una squadra che sta lottando per la retrocessione diretta, quindi partite facili non ce ne saranno. Queste butteranno il cuore oltre l'ostacolo, quindi è una squadra che sarà sicuramente la giocheranno col coltello tra i denti, soprattutto venendo poi a cava cercheranno di fare eventualmente risultati, come è giusto che sia. Noi d'altra parte dovremmo continuare a quella fiammella che ci resta ancora di speranza, bisogna continuamente coltivarla, per cui dobbiamo fare risultato pieno e poi vedere che cosa è successo. Certamente, resta il fatto che l'Agropoli, di qui fino alla fine del campionato, anche prima del confronto diretto che avremo al Guariglia, comunque dovrà affrontare prima lo Sporting, poi il Pompei e infine anche la Sanseverinese, quindi gli impegni più complicati li avrà senz'altro la formazione cilentana. Abbiamo le possibilità di ridurre il distacco? Ma guarda, hanno un mese sicuramente difficile con le squadre di vertice, però chiaramente 6 punti soltanto, sono 7 punti di distacco. Noi ci dobbiamo assolutissimamente, come ti ho sempre detto, crederci. Poi quello che faranno gli altri a noi interessa poco a questo punto qua. Noi dobbiamo assolutissimamente cercare di fare, prima di arrivare al confronto diretto, di vincerle tutti. Poi al confronto diretto vediamo come arriviamo e ci confrontiamo. Fuori casa è una squadra che sa farsi rispettare. Noi dobbiamo, per ancora qui le maggiori possibilità e speranze, bisogna, queste 3 partite che precedono il confronto, bisogna vincerle tutte e poi vedere la Globoli come, che cosa ha fatto e come ci si presenta. Cava è stato in grado di esprimersi oltre la sufficienza a Pompei, soprattutto nel primo tempo. Lei cosa si augura di rivedere domenica rispetto alla partita che abbiamo pareggiato sabato scorso? No, voglio vedere lo stesso approccio che si è avuto soprattutto nella prima parte di gara. Purtroppo le partite non durano un solo tempo, durano tutti e due tempi, e le squadre che si rispettano, qualora si sta in impasse, bisogna gestire anche quel risultato. Noi domenica non ci siamo riusciti, quindi vorrei vedere assolutamente quella grande cattiveria che ci ha contraddistinto un poco negli ultimi periodi, soprattutto quando affrontiamo e inanelliamo l'approccio alla partita come Dio comanda. Quindi mi aspetto questo, da una squadra cattiva, sicuramente molto reattiva e soprattutto con il grosso piglio di cercare di ottenere subito la vittoria per cercare poi di inquadrare la partita nel miglior modo possibile. Il Città di Angri ha cambiato di nuovo allenatore perché ha rimpiazzato Grottola, è tornato De Virgilio, si aspetta un Angri che ci risponderà a 3 punte? Non lo so, non credo che possano venire a giocare con 3 attaccanti sul campo nostro, che è un campo che magari dà anche la potenzialità di poterlo fare, in quanto è un campo grande, in categoria ce ne sono pochi come quello, però loro sicuramente ambiscono a cercare di fare risultato, useranno tutte le strategie immaginabili possibili, però non mi aspetto una squadra che possa arrivare qua giocando con 3 attaccanti. Qualora lo dovessero fare, noi ci adatteremo alla bisogna e cercheremo di stanare anche questa situazione. Problemi di formazione diciamo che non ne abbiamo, perché la squadra si sta allenando bene, non ci sono stati problemi di sorta dal punto di vista fisico, insomma è un Cava che sta bene in salute. No, in questo momento qua anche i numeri dicono questo, non abbiamo grosse problematiche per quanto riguarda i giocatori, sicuramente in questo frangente ci alleniamo sempre con lo stesso piglio, con molta cattiveria, con intensità massimale, e è chiaro che insomma bisogna riprendere un po' il discorso mentale, perché dopo un pareggio ottenuto in quelli di Pompei, ritrovarsi non per colpa nostra, tranne magari la partita di domenica, in una settimana da 2 punti a 7 punti, quindi bisogna immediatamente resettare la mente e cercare di fare di necessità virtù e di guardare in faccia la realtà. Grazie. Ecco, Claudio De Rosa, ci stiamo avvicinando a questa partita con il Città di Angri che può voler dire molto. L'importante per il Città da Cava è non sbagliare assolutamente. Sicuramente è una partita da vincere a tutti i costi, noi ci stiamo allenando per far sì che questo risultato avvenga, quindi speriamo bene e domenica dobbiamo vincere questa partita a tutti i costi. Sei convinto anche tu che il calendario del Città della Cava sia migliore rispetto a quello dell'Agropoli?
Vabbè, non lo so se sia migliore, io so solo una cosa, che dobbiamo vincere tutte e sette le partite, anche quella di Agropoli, e poi tireremo le somme. Certamente, l'importante è assolutamente non rimanere a meno 7, però, in vista della partita del Guarigno. Vabbè, noi giochiamo il nostro campionato e facciamo più punti possibili, poi alla fine vedremo quando andremo lì ad Agropoli quanti punti ci saranno di differenza. Speriamo siano di meno, però noi giochiamo sempre per vincere. Mister Grottola ha previsto un Città di Angri aggressivo, ma un Cava che è ultra favorito. Sei d'accordo con lui? Vabbè, sicuramente siamo noi che dobbiamo vincere, perché comunque siamo al secondo posto e dobbiamo cercare comunque di vincere la partita. Poi loro verranno comunque a fare la loro partita, però noi dobbiamo vincere a tutti i costi. Certamente. Ancora un'altra cosa, tornando anche un po' indietro alla partita di Pompei, che cosa senti, che cosa ti piacerebbe rivedere di rispetto a quella partita? Che cosa ti piacerebbe rivedere in domenica, insomma, Vabbè, domenica dobbiamo vincere e basta, poi domenica scorsa abbiamo pareggiato. Ma cosa però ti ha convinto della partita di Pompei che vale la pena ripetere? Vabbè, sicuramente è un grande primo tempo, che abbiamo giocato a ritmi alti e siamo andati in vantaggio. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto quel gol su un calcio piazzato, però ripeterei sicuramente il primo tempo di domenica. Perfetto, ti ringrazio molto. Ecco, Alessandro Lupico si avvicina quella che potrebbe essere forse una partita tra le più semplici, come direbbe la classifica, però sul campo dobbiamo aspettarci un Angri che deve giocarsi il tutto per tutto. Sì, certamente sulla carta può sembrare una partita difficile, però una partita facile, però sicuramente non sarà così, perché l'Angri sta lottando per la salvezza e noi dobbiamo vincere assolutamente. Certamente. Sei convinto anche tu che il nostro calendario possa essere un po' più agevole di quello dell'Acropoli? Sì, vabbè, ma il calendario penso che ora, partita per partita, noi dobbiamo affrontarlo. Mancano sette finale. Partite, eh? Sì, sette partite, tutte e sette, dobbiamo cercare di fare più punti possibile, poi vediamo a fine campionato dove riusciamo ad arrivare. Certo, questo periodo hai avuto un po' le polveri bagnate, che è successo? vabbè, è un periodo, speriamo di sbloccare subito domenica con un gol. Anche Piccirillo ti ha sopravanzato nella classifica dei marcatori del Cava. Sì, De Rosa allungato alla fine. Dovrò rimboccarmi le maniche e superare anche loro. Ad ogni modo, sei tornato a giocare, diciamo, come unica punta, supportato da un centrocampo più di corsa, con Piccirillo e Balsamo che stanno correndo e si sacrificano anche per dare una mano. Poi Claudio De Rosa ogni tanto è quello che riesce a fiancheggiarti nelle nostre azioni d'attacco. È una situazione di gioco nella quale siamo riusciti ad ottenere il secondo attacco del campionato. Sì, è una formazione che quando partiamo specialmente contro piede, con Cirillo, con Balsamo e con Claudio De Rosa, riusciamo veramente a fare male. Però una formazione che, giocando centrale, magari faccio molto lavoro un po' sporco, come si dice nel gergo calcistico, però va bene. Certo, di questo Angri che cosa sai? Un ex allenatore di quella squadra ha annunciato un Angri combattivo, perché deve giocarsi il tutto per tutto. Vabbè, certamente, guardando la classifica, verrà qua a raccogliere qualsiasi punto che riuscirà a raccogliere, però noi saremo pronti per affrontare questa partita, che sicuramente non sarà facile. E magari riusciremo a ridurre, secondo te, il distacco dall'Agropoli alla vigilia dello scontro diretto? Io spero di sì, poi vediamo se il distacco quale sarà. Noi certamente andremo là a vincere sicuramente. Poi, vista l'ampiezza della rosa, anche se non ce la dovessimo fare, sarebbe una squadra comunque perfetta per i playoff. Sì, si giocherà spesso. Abbiamo più di 20 calciatori, almeno un rinforzo per reparto ce l'abbiamo. Sì, la rosa, siamo molti di noi, per i playoff penso non sarà un problema se qualcuno si dovesse sentire stanco. Ultima cosa, che va detto il mister dopo la partita pareggiata a Pompei? Bene, sicuramente un po' rammaricato, abbiamo preso gol su una palla inattiva,
abbiamo subito preso il gol dopo il secondo tempo, era difficile poi reagire perché la squadra del Pompei si è messo a difendere molto bene. In vista, vista dell'ultimo rush del campionato, che va detto? No, ha detto non pensiamo alla classifica, non guardiamo la classifica, giochiamo partita per vincere. Ecco, senti, ringrazio molto. Ciao, prego.